Buongiorno, buonasera, sono Martina Han, incaricata alle vendite dirette della Forever Living Products e la guida di oggi parla di immagini. E adesso questo è l'esempio di Giorgia del mio gruppo che ha creato ieri, ha cominciato a creare un sito con Webnote seguendo la mia guida e così mi sono accorta che in qualche modo devo ancora aggiungere delle informazioni su come modificare immagini per farli stare bene come grandezza sul sito, perché lo vedi qui che è tutto sgranato, vuol dire l'immagine è stata sicuramente un'immagine piccola che poi è stato tirato a lungo, questo è già meglio perché questo lo vedi è la buona qualità, è tirato a lungo e questo anche è molto sgranato. Allora, quando si ha un'immagine piccola e si inserisce in un sito e questo lo tira a grandezza schermo, viene uno schifo come questo qua. Queste foto qua giù vanno bene e questo invece, questo grande qua su no. Allora, guardiamo insieme i due siti ufficiali dove prendere foto. Uno è il sito tedesco. E uno dove ce l'abbiamo il sito americano. Allora, questi sono due siti di cui possiamo legalmente, diciamo, prendere le foto e quello che vogliamo. Ah, io sono innamorata in questa immagine. L'avete visto questa qui? Io ce l'ho sul mio sito Aloe Vera Online. Questa qui dov'è? Allora. Poi certamente non possiamo prendere tutti la stessa immagine, quella qui mi piace tantissimo, no? Però e poi il mio uomo preferito, dove ce l'abbiamo qui, che metto su quasi tutti i miei siti, questo qui mi piace da morire, questo qua. Allora, potete prendere una foto qualsiasi, allora prendiamo questa qui, aspetta, dove ce l'ha? Ecco questo. Oppure. Questo si vede bene. Allora, qui l'azienda, questo è il sito americano, ci fa scegliere, aspetta, ci fa scegliere o non ci fa scegliere la grandezza? Allora, questo no, questo nemmeno. Allora, non c'era da scegliere la grandezza. Vediamo, allora, adesso ho fatto scarica. Apro ed è enorme, vuol dire questa foto, lo vedi adesso che tiro un po', è più grande dello schermo, vuol dire sarà più grande di 1920, vediamo se ho ragione, 1200, allora 2300, oh scusa, 2317. Per farlo stare su uno schermo, diciamo normale, perché questa è la mia grandezza di schermo, è quello che è, diciamo, lo standard, basta 1920. Ok, e lo salviamo dove possiamo memorizzarci che di averlo salvato. Allora, io ho delle diverse cartelle, questo adesso metterei sotto produzione. Ops, allora, Forever Living possiamo lasciare, piantagione, foglia aperta. Allora, questo è un po' troppo lungo, allora bene, allora questa adesso è una foto, vedi che io provo qui a muoverlo, cioè è pochissimo, è proprio lo spazio che questo programma che si chiama Paint, bisogna destra e sinistra per la parte grigia, diciamo, proprio questa è grandezza schermo. Se andiamo sul mio sito, quello che ho creato per farvi la guida, vedete questa foto qua in alto è abbastanza, allora, la larghezza,
sono tutti e tre foto, sono larghi uguali. L'altezza, questa è alta quasi come lo schermo, questa è pochissimo alto, cioè basso, non è alto, e questo qui è quasi lo schermo. Allora dovete sempre immaginarvi, se avete lo spazio come questo, aspetta, facciamo questo, lo facciamo adesso piccolissimo, tanto per farlo vedere. Io lo posso tirare di, se io prendo qui il punto e posso tirare, tirare, tirare. Adesso la foto, guarda ancora un po' la foto, facciamo diventare così. Allora, se volete inserire una foto che è questa altezza in uno spazio così, non viene bene. La logica c'è, giusto? Adesso, se facciamolo più o meno uguale, non è che dovete misurare, ma questo qui è quasi. Allora, se facciamola senza essere professionisti, no? Se facciamo la fine della foto alla fine dello schermo, in basso ce n'è 2 o 3 dita di spazio, e lo facciamo anche qui. Facciamo anche qui, semplicemente tirando il bordo, ancora un po'. Bene, se salviamo questa foto, forse un po' di più, se salviamo questa foto, allora in questo caso ci sta giusto dentro questo spazio. Se abbiamo invece uno spazio come questo qui, dovremmo prendere, se vogliamo prendere questa foto, questa qui in alto a sinistra, vedete, seleziona e con questo clicco e striscio. Allora, clicco e tiro e seleziono in questo modo, lascio e poi vado su ritaglia. Allora, mi taglia il pezzo quello che voglio. Rifacciamo da capo. Facciamo un altro esempio, per esempio questo qui. Se volessi questa signora qui, se volessi una cosa, un'immagine in questa grandezza, fare da questo non ha senso tagliare. Adesso facciamo così. Aspetta, aspetta, prendiamo la scampa. Allora, se ritagliamo questo, no, non ha nessun senso, giusto? Allora, non ha nemmeno un granché senso, se voglio avere una foto piccola e tagliare da una foto enorme questo pezzo così. La maggior parte dei casi ha senso dire ridimensiono. Guardo più o meno quanto grande è questo. Allora, se tutto quanto è 1900, questa è la metà, e diciamo 4-500, per sicurezza facciamo 600. Adesso lasciamo 600 di pixel, 600 orizzontalmente, e abbiamo una foto che abbia un senso. Certo, se io voglio parlare soltanto della foglia, o far vedere solo il taglio dove la foglia è tagliata, posso anche tagliare qui fuori questo pezzettino, però in questo caso ha senso far vedere quello che è anche la piantagione, l'uomo e non solo la scampa. Bene, facciamo un altro esempio. Prendiamo questo, il mio sito, chi siamo? Ecco, qui un altro esempio di una foto larghissima con pochissima altezza. Allora, prendiamo il sito tedesco, tanto per cambiare, e prendiamo prodotti. Allora, una immagine, ecco, per esempio questa qui. Questa qui è una foto dove io potrei soltanto utilizzare questa parte qui. Sul sito tedesco forse mi può fare, ecco, qua era. Allora, dove c'è questo disegno? Posso scegliere, lo voglio piccolo o lo voglio originale.
E allora questo qui ci fa capire che questa foto da questo sito tedesco ci viene offerto massimo in 600 pixel orizzontalmente. Vuol dire non posso utilizzarlo questa foto qua. Ritorniamo indietro perché è troppo piccolo. Se voglio avere uno ritorniamo lì. Aspetta, aspetta, questo posso chiudere. Noi stavamo parlavamo di questa foto qui, che io non sono insegnante di yoga, dovrei cambiarlo sul mio sito. No. Anzi, io vi faccio vedere come farlo in modo sbagliato e poi vi faccio vedere come farlo in modo è buono. Allora, andiamo sul sito tedesco. Prendo quello che mi è piaciuto. Dov'era? Questo qui. Questo mi è piaciuto e lo fa. Wow, allora ci sono in due versioni. Aspetta che prima c'era il questo allora era questo qui lo vedete, è solo disponibile nella versione piccola. Invece la foto sopra ce l'hanno anche nella versione grande. Adesso prendo quella grande, la faccio piccola per farvelo vedere. Quanto è l'originale? Originale non è nemmeno larghezza schermo. Però è sempre meglio di una cosa che sia solo 600. Facciamo allora questo grande e lo scarichiamo sul nostro computer. Ah no, è 3000. Wow, vedi che qualità è questa. Qui in Paint, in alto a sinistra, c'è scritto visualizza, volendo rimpicciolire la foto per vederla un po' meglio, per decidere se voglio fare solo la parte in basso. Sì, voglio fare solo la parte in basso, però tagliarmi questo pezzo della cuscina che non è proprio importante. Allora, facciamo da qui. Da qui tiro e non prendo tutta la cuscina. Taglia e faccio ancora un po' di meno. Poi dico salvami daily. L'articolo del daily è 439. Ah, c'è scritto già 439, perfetto. Allora, salva. Adesso lo faccio diventare larghezza schermo 1920. Salva. La grandezza originale l'avevo rimpicciolito per poter vederlo, diciamo, meglio nella panoramica. Allora, questo è Daily 02. Se io prendo adesso questo mio sito dove avevo già fatto il login, no, non ce l'avevo fatto il login, entro login. Poi vado su questo perché quello modifica, poi vado sulla seconda pagina che chi siamo, poi vado sulla rotellina, sulla foto, dico aggiungi immagine, carica immagine, vado sulla cartella giusta e scelgo daily, ups, daily, aspetta, lo facciamo nella versione, dettagli e data. Come non ce l'abbiamo qua dentro? A volte. Ecco questo. Perché non l'ha trovato, non lo so. Allora, è quella la foto che abbiamo fatto prima. Bene, lo vedi? Allora, effetto. Adesso faccio senza effetto per farvi vedere
Com'è bella la qualità e quanto è giusta la lunghezza e la larghezza e l'altezza. Ok, poi possiamo sempre fare effetti e così via. Facciamo questo. Ah, qui la posizione potete cambiare leggermente, però centrato visto che l'avevo abbastanza misurato abbastanza bene. E lo puoi fare con o senza effetto scroll, no? Con effetto scroll si allarga la finestra. Allora lasciamo senza effetto e salviamo. Bellissimo, mi piace questo. Bello. Anzi, quasi non lo farei così grigio. Effetti. Secondo me è bello chiaro. Ok, clicca qui per modificare. Ok, questo abbiamo pubblicato. Chiudi. Andiamo a un altro esempio. Questa foto è dove comincia? Vedi, questo è quasi alto come lo schermo, manca 2 centimetri dal mio schermo. Se volessi prendere anche questa, noi siamo sulla pagina, chi siamo? Teoricamente dovrei mettere una foto di me, non di un prodotto. Ok, aspetta, troviamo anche foto di me. Grande, questo è difficile. Allora, Martina. Quanto grande sarà? Mille, mille e poco. Questo è piccolissimo. Perché non dobbiamo prendere uno che sia orizzontalmente grande. Dai, prendiamo il tramonto tanto perché questo è adesso l'unico che è veramente grande. Allora, se noi prendiamo questo pezzo, ritagliamo di nuovo, faccio via lo zoom. Questa è la grandezza originale. Metto 1900 come ridimensionamento di pixel, 1920, e guardo ed è troppo alto. Vado qui dove c'è il punto e mi tiro via qualcosa. Ed è ancora troppo alto, ancora via, 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 via. È ancora troppo alto, ancora, ancora, ancora. Mi dispiace, così non si capisce che è una finestra, o si capisce lo stesso. Ok. Vabbè, il tramonto non è il massimo come, però questa è proprio la vista del mio ufficio. Cioè, poi non è il tramonto, è l'alba. Allora, alba. Immagini, io sono innamorato nel mare. Immagini, Siracusa, Alba, Alba tagliata, Alba, Siracusa tagliato. Prendiamo questo, ritorniamo sul sito. Questa è l'immagine che vogliamo modificare. Andiamo, clicchiamo qui, andiamo, aggiungi immagine. Carica immagine, devo trovare dove ho messo questa immagine. Alba tagliata, la data è qua e chiudi. Aspetta, dove c'è l'immagine? Ho fatto troppo veloce. Scusate. Clicca. Massimo, però l'idea c'è.
Facciamo la prossima pagina un po' più meglio, un po' più meglio, meglio, meglio. Allora, lezioni. Ok, qui ci sono immagini piccolini. Allora, se tu immagini, allora tu puoi fare uno screenshot sul computer semplicemente cliccando sulla scrittura stampa e poi Ctrl C. Questo qua posso mettere qua dentro e dire che più o meno la grandezza dell'immagine era questo, per indovinare più o meno i pixel che ho bisogno. Più o meno era questa la grandezza. Allora, ho da cercarmi una foto fra 600 più o meno 600x400. Allora, 600x400 è la nostra missione. Noi andiamo a cercare, che pagina è? La pagina contatti, no, la pagina lezioni. Ok, la pagina lezioni possiamo andare, per esempio, su uno dei telefoto dei tutorial. Visualizza questo, per esempio, lezioni, lezioni, lezioni. Usare. Ok, allora questo no, è una copertura di un video di YouTube di queste guide che sto facendo. Allora, se prendo questo, dico semplicemente, noi abbiamo detto più o meno ci vogliono 600, facciamo pure un po' di più, 660, per avere la qualità leggermente migliore. Anzi, lì c'erano 400, facciamo 700, che siamo più o meno la misura di quello che ci dà il sito per questo spazio lì, e diciamo così, ok, e questo salva dentro download dove metto le cose che poi non ne ho più bisogno. Allora, questo chiudiamo, vado di nuovo sul mio sito, dico voglio cambiare questa immagine, modifica, sostituisci le mie immagini, carica immagine, vado su download, come usare un tutorial. Ecco, è questa l'immagine nella grandezza giusta, vuol dire non me l'ha tirato né a largo né in altezza, è perfetto. Adesso però un esempio devo fare per forza con qualcosa tirato in modo errato. Allora prendiamo un'immagine, prendiamo una faccia mia e la tiriamo. Allora, questa è molto piccola, è già piccolissima, piccolissima, capodanno. Ok. Allora, quello spazio che adesso abbiamo qui, abbiamo detto più o meno sono 600x400. Se facciamo qualcosa di troppo sbagliato, allora facciamo vediamo, perché non conosco molto bene il sito Webnode, perché è cambiato. Con l'ultimo aggiornamento è cambiato moltissimo. Allora, teoricamente la foto nostra doveva essere così, invece proviamo a inserire che cosa succede se abbiamo l'immagine. Aspetta, salva come download. Se prendiamo una immagine in questo programma Webnode che ha le dimensioni troppo errate, carica immagine. Vedi? Adesso me l'ha tirato. Questo è bellissimo, che era lo spazio giusto per il testo accanto. E questo qui adesso me l'ha tirato in grande. Allora, io l'ho inserito. Un momento, io l'ho inserito. Io l'ho inserito così. E invece di lasciarlo piccolo
con qualità buona, chiamiamolo così, buono quello che è per il soggetto che c'è, me l'ha tirato grandissimo perché in questo caso lo voleva adattare allo spazio orizzontale come la foto di sopra. Vuol dire non è che l'ha fatto in piccolo ma alto, ma l'ha fatto proprio, l'ha tirato, l'ha tirato, l'ha tirato. Per questo sono molto più sgranato di quello che in fondo è la foto che ho messo. Adesso facciamo il contrario. Prendiamo sempre una foto di me per farlo vedere bene. Questo è già troppo piccolo? No, aspetta. Questo è già piccolo. Prendiamo una foto mia così e la tiriamo. Aspetta, la devo anche aprire e la tiriamo nella larghezza così. Allora faccio proprio questo. Salvo sotto download che so così che abbiamo delle cose che possiamo buttare via. Prendo questa foto, modifica, sostituisci, carica immagine, download. Vedi? Non è più bello che nella grandezza del testo che ha accanto, però è, cioè, non va bene. Avete capito? Allora, provato a indovinare più o meno la grandezza dell'immagine che lo spazio vi dà in questo sito. Adesso è solo l'esempio di Webnode, perché è già, prendiamo un sito già pre fatto, vuol dire abbiamo scelto un layout, un template, vuol dire abbiamo scelto già in questo caso il sito fatto per la scuola di yoga e noi cambiamo soltanto quello che troviamo. Allora, se lo spazio è questo, non possiamo mettere una foto molto più piccola o molto più larga o molto più alta, o, avete capito? Allora, provate a metterlo in pratica e lasciate per favore nei commenti delle domande che possa io casomai fare più chiaro se questo qui non è stato chiaro. Grazie mille per la vostra attenzione.